Allora, nonostante quello che ha detto Giorgio prima, invece oggi c'è un bellissimo cielo, bello, con aria pulita, limpida, con un po' di brezza, ecco, vedere Queste l'erba, belle nubi di c'è qualche carattere, bella sì, nube. brunellesco, raffaellesco, Esatto. leonardesco, si vedono sempre Oh, sullo sfondo. No, allora, laggiù il cocuzzolo, quello laggiù è... oddio, come cavolo si chiama, non ricordo più. Vabbè, quello lì, ecco, quel cucuzzolo lì che si vede appena appena è un vulcano. È Monte Augusto, si chiama. Quello lì non me lo ricordo più, è anche lui un ex vulcano che eruttavano fino a 20.000 anni fa, quindi non è che eruttavano molto tempo fa. E ma è con quello, molta discrezione, sì, perché sono è quello persone laggiù educate. invece sullo sfondo che si vede è abbastanza, diciamo, un po', diciamo, sfumato, sfocato, è Sant'Oreste, il monte di Sant'Oreste come si chiama? No, Sant'Oreste. No. No, il monte, sì, in cima a Sant'Oreste c'è il famosissimo, Santuario e c'è il famosissimo e santuario, poi c'è e anche il tempio, il tempio di Giove. c'è il tempio che è stato trasformato in monastero. Fino a poco tempo fa c'era un monastero, era rimasto un fratacchione, ma Infatti, penso è finito il fratacchione, è finito tutto. finito tutto, come capita sempre alle merde che il calor giammai Sant'Oreste disperde. è il Sta è il paese. paese, e la montagna è la famosa montagna di Orazio, no? Eh sì, mannaggia, non mi viene in mente. Quella La montagna durante la Seconda Guerra dell'antica. Mondiale dice che ci hanno No, nascosto dice. No, no, il la seconda. tesoro, No, no. il tesoro Durante la Seconda Guerra Mondiale c'era tutto un sistema di difesa antiaerea di e di gallerie difesa antiaerea e di difesa tedesca. antiaerea, e E che. c'era pure, dicono, il tesoro di oddio, di Kesselring. Allora, c'era tutto, il comando era lì. Lo so. E del C'erano i comando delle tunnel, c'è. truppe, No, avevano aspetta, va fatto. detto che il monte è un monte di calcare, fatto prevalentemente di calcare, che col lavoro dell'acqua nel corso dei millenni e degli eoni praticamente ha scavato, come in tante zone anche del Basso Lazio, gallerie interne di vario genere, varie dimensioni, eccetera. E fra l'altro anche piuttosto belle, interessanti. È bellissimo. Dove, appunto, essendoci questo, diciamo, naturale riparo già disponibile, il comando generale dei tedeschi alla fine del 42, 43, Aveva 44. approntato un sistema di difesa. Poi, Esattamente. però, siccome si era sparsa la voce che il comando stava a Frascati, ci fu il famoso bombardamento di Di Frascati. Frascati. 8.000 morti. No, 9.000. 9.000 morti. Poi, accompagnato. I cari liberatori, Sì, con i liberator. esattamente. Accompagnato poi al bombardamento di Tivoli, che 9.000 morti non li ha avuti, ma 2.000-3.000, sì, Sì, adesso ricordo bene, sono 4.000 mi pare. 4.000, 4.000, sì. E questo perché non se ne parla, si deve parlare sempre No, del i povero. cari signori liberatori, nel corso della guerra, tanto per fare l'elenco, diciamo, anche Foggia, oltre 30.000 Esatto, morti, praticamente hanno esatto. abbattuto e demolito tutta la città, Hanno liberato gli italiani della loro vita. hanno liberato l'Italia dagli italiani, più che altro, e hanno complessivamente ammazzato una cifra fra i 100 e i 200.000 civili, civili, non E militari. noi piangiamo per i giapponesi di No, Hiroshima. e piangiamo per i poveri 20.000 morti, 25.000 morti della Shoah ebraica. Ah, sì, vabbè. Facciamo un paragone e diamo dimensione alle cose. Allora, lì, poveri disgraziati che sono stati sacrificati nei lager. Qui non dice un cazzo nessuno che hanno fatto 3 anni di guerra con tutti i sacrifici di tutte le famiglie italiane, con il pane contingentato, con i beni di prima necessità contingentati perché servivano a fronte, come tutte le guerre, e poi alla fine demoliscono casa, mentre gli ebrei, quando sono tornati alle case, ce l'avevano, no? Quantomeno. Non gliel'ha demolita nessuno, No.
E viceversa a questi, agli abitanti di, ai Frascatani o a Veliterni o Veletrani, che se voglia di, invece gli hanno demolito le case e se sono dovute ricostruire, oltre a aver ammazzato la maggior parte della gente. Esatto, dei familiari. Ecco. E questo mi ricorda, tra l'altro, una bella battuta che mi ha detto un conoscente, un amico, un caro amico, qualche giorno fa, e che mi sono segnato, perché è veramente molto bella, in relazione all'editto di Teodosio, che è stato un editto non contro i pagani, ma contro gli italiani. Ecco, ricordiamocelo bene, perché... Perché no, va detto che gli italiani, ancora l'Oriente, cioè l'impero d'Occidente era temuto dall'impero d'Oriente. Esattamente. Perché comunque noi ancora avevamo dei bei generali, delle belle legioni e potevamo rompere il cazzo un bel po'. Esattamente. E siccome fino al 400, appunto 393, hanno diciamo la maggior parte della gente dei cittadini italiani era ancora politeista, abituato alle vecchie deità pagane, come Priapo per esempio. Ricordiamo che il mito di Priapo, il culto di Priapo nelle campagne pugliesi è durato fino al 1850-1900, e facevano bene. Facevano la cerimonia di salvamento, di ingraziamento quando seminavano i campi e quando andavano a raccogliere i frutti. Esatto. Quindi era un rito pagano, ma anche mistico in generale. Mistico, sono sempre riti preesistenti a queste forme molto ibride di sovrapposizione religiosa, quindi ti immagini. Allora, questa cosa la volevo... Invece quello lì che si vede sullo sfondo, fatto a parentesi graffa orizzontale, quello è Monte Gennaro, dalla cui uno delle punte è Monte Cavo, che è un po' più al lato, è quello là, quello sulla destra del complesso di Monte Gennaro, e da lì trasmettono. Esatto. Quasi tutte le televisioni che girano nel centro Italia, anche pubbliche. Monte Cavo è veramente interessante, si trova esattamente sopra Rocca di Papa e Rocca Priora, stanno proprio sotto lì così. Allora, mi dispiace, i nostri amici, non mi ricordo uno dei nomi più classici del monte, uno dei nomi più conosciuti della montagna. E manca a me, mi viene manca a me. Non viene. Vabbè, allora, abbiamo parlato prima del lavaggio del cervello, che è alla base della normativa contro la libertà di pensiero, e adesso ci vogliamo soffermare su alcuni concetti che sono molto importanti, perché ci servono per capire esattamente com'è la situazione politica. Allora, questo intanto è qui. Abbiamo letto. Allora, Omar Mateen era un seguace... No, ma aspetta, mi ha detto che queste casualità sono davvero difficili da credere, sì, come casualità. Voglio andare oltre io. Allora, perché il problema è che la gente, quella che ragiona, poi gli altri ovviamente saranno sempre a guardare il pelo nell'uovo, ma non vedono il pelo del culo. Quindi questa è la fondamentale. Meglio, diciamo, il trave nell'occhio. Sì, vabbè, il trave nell'occhio è troppo banale, invece questo peletto nel culo, insomma, è perché i peli possono nascere anche... Ma diciamo che pelo nel culo, pene nel culo. Quello sempre. Allora, Omar Mateen... Oggi siamo particolarmente... Sì, no, loquaci. Triviali, va, diciamo. Ma che triviali, loquaci. Omar Mateen era un seguace di Marcus Dwayne Robertson, ex marine degli Stati Uniti, guardia del corpo dello sceicco cieco Umar Abdurrahman. Ora, io vorrei invitare i nostri amici, quelli che si interessano di queste cose, di andarci a vedere. Io ho fatto girare. Il padre di Omar Mateen aveva appena visitato Congresso e Dipartimento di Stato degli USA. Ma guarda che stranezza che tutti questi personaggi poi compiono degli stranissimi omicidi o pluricidi. E vedi caso, vai a scavare su queste persone, ce ne fosse uno che è autentico. Cioè, indipendentemente delle ragioni per cui questo in un modo o nell'altro avrà ucciso quei frocioni,
Ma il fatto concreto è che scavi su ciascuno di questi, ci trovi sempre e sistematicamente il marcio. No, ma aspetta, dei collegamenti con delle strutture governative. Certo. Ma importanti, certo. Ma soprattutto, cioè, strutture governative che una persona normale non riuscirebbe mai a contattare. Esattamente. Allora, per quale ragione noi ci chiediamo? E la risposta la stiamo per dare ai nostri amici. Leggo 3-4 frasi ancora qui pubblicate in rosso perché sono abbastanza simpatiche. Il padre di Omar Mateen, il 29enne che ha compiuto la peggiore strage nella storia della froceria USA, non della storia degli USA, della storia della froceria USA, è un attivista politico. Oh, bisogna dire una cosa, ti faccio un'interruzione. Bisogna dire che il papato aveva metodicamente, diciamo, falcidiato, esatto, le legioni frocesche. Era una concorrenza, eh? Era concorrenza al Papa, ricordiamocelo bene. E non passava proprio giorno che non c'era l'esecuzione di un frocio cosiddetto finocchietto, al finocchietto. Certo. Perché la puzza di carne bruciata, come quando qualunque fa dell'arrosto di qualunque ha carne bruciata, si sente la puzza di carne brutta, il finocchietto la addolcisce, la profuma. Certo. E quindi nei roghi che mettevano, dove mettevano questi frocetti, ci mettevano grande quantità di finocchietto, esattamente, per cui li chiamavano finocchi. Esattamente, e quindi vedi come vengono i nomi. Uno magari dice, ma chissà che queste persone mangiano dei finocchi, no, vengono il fatto e li bruciavano al sapore del finocchio. Poi c'era, sai, qualcuno che se li mangiava pure, vatti a fidare, di questi preti, comunque. Ma magari li davano nei... In dispensario? Nei conventi, nei conventi, certo. Che sanno, carne di porco. Tra un porco e un finocchio, vai a sapere. Vabbè, il padre di Omar Mateen, il 29enne che ha compiuto la peggiore strage nella storia degli USA, è un attivista politico che concorre alle presidenziali dell'Afghanistan. Sadiq Mateen, cittadino afghano, era stato a Washington DC di recente cercando supporto presso Dipartimento di Stato e Congresso. Secondo The Independent Journal, ha pubblicato le ultime immagini di se stesso su Facebook presso il Dipartimento di Stato e gli uffici dei democratici del Comitato dei Servizi Esteri. Abbiamo il dovere di dire al mondo che il Pakistan uccide il popolo afghano, ha scritto in un post. Secondo The Journal. In un altro post ha parlato di incontri con il Comitato per le Relazioni Estere e della partecipazione a una audizione sulla sicurezza in Afghanistan. Vedi un po' se uno si deve fidare di sta gente. Ha anche incontrato i deputati repubblicani Charlie Rangel, Dana Rohrabacher ed Ed Rice, secondo i suoi post su Facebook. Epoch Times ha contattato Sadiq Mateen su Facebook per un commento. Il Washington Post ha riferito che cercava di concorrere alle presidenziali dell'Afghanistan. Il video più recente sul canale YouTube di Mateen lo mostra dichiarare la candidatura alla presidenza afghana. La tempistica del video è strana, avvenendo un anno dopo le elezioni presidenziali in Afghanistan, che non vorrebbe dire assolutamente nulla, perché un bel momento io voglio concorrere alle presidenziali dell'Iraq e lo dico adesso senza sapere, no, posso concorrere, certo, alle riferisce il post. Mateen ha anche inviato messaggi all'amministrazione Obama, tra cui una foto di lui con uno striscione che dice: i Taliban sono afghani al 100%, nessuno li controlla e vogliono distruggere la linea Durand. In altro post ha scritto: oh, presidente Obama, il Pakistan è la capitale del terrorismo. E un altro dice: l'ISI del Pakistan uccide soldati statunitensi e afghani. Parlando con NBC News, Mateen ha detto che l'attacco di suo figlio non ha nulla a che fare con la religione. Chiediamo scusa per l'incidente. Chiedi scusa. Tanto il Papa troppe volte ha chiesto scusa. Questo. Chiede scusa. Costa niente. Solo 50 volte, ma che sia. Rispetto ai milioni di morti che ha fatto il cristianesimo e il papato che chiede sempre. E poi dico, non parlo delle suore violentate dai vescovi. Che no, tra l'altro.
si sa chi gliel'ha detto, no? È stato Wojtyla che ha chiesto scusa alle suore violentate dai vescovi. Ma io gli vorrei dire, ma scusate, i vescovi non sono figli di Cristo. E allora gli, alle suore gli dicono sono state inseminate da Cristo. Obbedire tassativamente a Cristo. E allora dicevo, oh, quello dice Cristo, e facciamo, se sa da farsi violentare, che dici? Ci facciamo violentare. E ringrazia anche che c'è qualche vescovo che ti viene pure a violentare, povera, povera suorina costretta alla castità contro la propria volontà. Chiediamo scusa per l'incidente, non sapevamo delle azioni che ha preso. Ah, non lo sapeva. Siamo scioccati, come tutto il paese, ha detto l'emittente. Quindi noi vogliamo prendere appunto questo spunto, non per dire che gratta gratta ci trovi sempre qualcosa, no, tra le unghie, ma per dire che la realtà della vita è più complessa di quanto non si creda, che poi alla fine... Non è più complessa, è alternata, alternativa, è diversa. È complicata. La realtà che ci raccontano attraverso i media è del tutto falsa. È sempre accaduto. Sì. Ora, io volevo dire, dice, ma allora cosa dobbiamo fare? Allora, i principi, a mio avviso, sono due. Nella scelta, scegliere sempre quello più forte. Intendo dire che fra Giulio Cesare e Pompeo, secondo i principi fondamentali del grande impero romano, bisogna scegliere Cesare, perché Cesare vince comunque, primo. Secondo, è vero che a posteriori certe cose si sanno, ad esempio tra Catilina e Cicerone, lo sappiamo oggi che quello che doveva essere selezionato era Catilina, anche se aveva fatto qualche piccolo magheggio che non era eccessivamente simpatico, aveva anche ucciso. Ma giocava politica pure lui, faceva i suoi affari politici. Aveva ucciso per denaro un consanguigno, perché? Perché Costantino no. Siamo sta Costantino. Costantino ha fatto una strage, 21 parenti ammazzato nel corso dei decenni dell'impero. Che Giuliano Flavio se l'era legata al dito, capito? E ci aveva ragione. Era uno dei rimasti, uno dei due, tra lui e il fratello, poi il fratello non so che tipo di fine abbia fatto. Giuliano stesso, poveraccio, si è beccato una lancia nella schiena, e fattagli appunto da uno che gli stava dietro, che vedi caso, stranamente era un cristiano. Allora, leggiamoci un'altra cosa. Comunque, ripeto, la scelta deve essere, come devo dire, è sempre... fissata sui principi del potere, della potenza. È la potenza che smuove l'uomo. E poi, tra due contendenti, bisogna sempre scegliere in maniera adeguata. Secondo il principio machiavellico, il nemico del mio nemico è mio amico. Ricordiamocelo sempre. È chiaro che il nemico del mio nemico, sei tu che devi stabilire chi è il più nemico. Una volta stabilito, sei tu che lo devi fare, quindi ritorniamo al discorso. Tra Cesare e Pompeo, anche Pompeo molto più armato, dovevi scegliere Cesare, perché Cesare avrebbe vinto. Allora bisogna dire a questo proposito, che non c'entra niente ma mi viene spontaneo, ci stavo riflettendo, che alle elezioni comunali per il posto di consigliere, alle elezioni ho preso 3 voti, bravo, di cui uno di Giorgio. Ma questa è la mia campagna elettorale. È il numero perfetto. A parte il numero perfetto, ma la mia campagna elettorale è durata un giorno, quando mi sono reso conto che non era il caso di andare oltre, di perseverare. E a quel punto ho anzi telefonato agli amici che avevo già telefonato e dico, guarda, non me ne frega niente, non mi votare. Allora, qui abbiamo un personaggio notevole, comunque è stato un personaggio notevole, il quale cosa dice? Volevo una grande Russia, ma la volevo libera. Putin non si arrenda all'Occidente, ma instauri la democrazia. Non si può... In Russia non ci si può non arrendere all'Occidente instaurando la democrazia, perché la democrazia occidentale
si comprerà o si comprerebbe una marea di persone. Quindi non puoi mettere la Russia a repentaglio, no, dei ricatti da parte dei vari Soros e compagnia cantante. Eltsin, un traditore, meno male che lo dica lui, lo sì? sappiamo tutti. Eltsin, ah, dice un traditore, al soldo degli americani. Cazzo, era ora che lo viene a dire adesso qui sul panorama. No, di, noi lo sappiamo da 15 anni. La Crimea è russa, fatevene una ragione, lo sappiamo tutti, e deve rimanere russa. Ma poi è bello, e lo faremo vedere su certe cartine in una prossima nostra trasmissione. Bisogna dire che la Crimea è sempre stata molto contesa fra, certo, i kazari, i mongoli, i turchi, gli ottomani, gli italiani, i russi, che sono cazzari, certo, quindi più cazzari di così, i polacchi, sì. Ma la Crimea è grande, certo, è una penisola enorme. Faremo vedere l'entità di questa che equivale, cari amici, per clima, per all'Italia, l'Italia centrale è la stessa cosa. Ecco perché Sebastopoli è come la Corea, è la porta d'ingresso della Russia, e la Russia non la mollerà mai, ed è giusto che sia così. All'estero mi osannavano perché pensavano che volessi distruggere il mio paese, ora mi criticano perché lo difendo. Oh, viva Dio, lo sappiamo, però questo è un ragionamento che dovremmo fare dopo. E qui in patria mi hanno ripudiato, ecco la verità. Queste sono le Soratte, Monte Soratte. Oh, bravissimo. Eccolo là, quello è il Monte Soratte. Ci sto pensando da un quarto d'ora, non so se hai visto, ero astratto. Molto preoccupato. Ero astratto. Monte Soratte, eccolo là, quello laggiù. Dove le suore andavano quatte quatte. Quello laggiù, ecco, quello che si vede sullo sfondo, Monte Soratte. Andatevi a vedere la bellissima... Che Orazio lo chiamava in un altro modo, ma sì, adesso non mi riesco. Ma soprattutto quando diceva, perché all'epoca di Orazio la temperatura era piuttosto bassa rispetto all'attuale nostra, certo, ed era sempre innevato. Quindi lui porta proprio il dato specifico... Non a caso prendevano la neve da Soratte e la portavano giù nelle cantine, esattamente, per avere il frigider antidiluviano. Intanto le mettevano nelle grotte, sì, che durava fino ad agosto. Ricordiamoci che questo non te l'ho mai detto, io ho ispezionato una ventina d'anni fa una cantina di epoca romana. Vabbè, stava sopra Vermicino, a Monte Porzio Catone. Monte Porzio. E lì, Rocca di Papa, Rocca a Monte Porzio c'è una scala, si entra a Monte Compatri, sì, sono ancora tutte quelle grotte, sì, no? Dove il vino diventa effettivamente un gran buonissimo, vino, buonissimo, un gran vino, e soprattutto a Monte Compatri. Sì, sì, insomma niente, c'è queste grotte, che ci sono queste scalinate che scendono giù per un centinaio di metri addirittura sottoterra, dove poi c'hanno varie ambientazioni, certo, e dove c'erano ancora in una ancora lì addirittura c'erano ancora le anfore. Ma certo, c'erano ancora le anfore, certo, perché a portare su le anfore per 100 metri con quello che pesano anche vuote, certo, non conviene a nessuno. Assolutamente. E ci sono ancora le anfore e ancora c'erano i rimasugli della paglia addirittura, pensa te. Ricordo che mio padre mi raccontava che a inizio Novecento, quando lui era ancora ragazzo, diciamo nel 1908-10, lui e gli amici andavano l'estate a rubare in questi grandi depositi di neve, nelle grotte, no, vicino a Ravenna, perché non c'era altro, e lì venivano conservate tutte le derrate alimentari, certo, e certo, c'avevano dei guardiani che sparavano a vista, sparavano a vista con i pezzi di sale. Con le doppiette caricate a sale, che faceva male, cazzo, fa male. Non, scherzo, non ti uccide, ma no, fa male, fa malissimo, vai in giro col culo che sanguina per 15 giorni e non ti puoi sedere con un dolore tremendo. Esattamente, e diciamo che tutti questi ragazzi che poi si sono fatte le ossa, nel vero senso della parola, in trincea durante il primo conflitto mondiale, era tutta gente che derivava anche da queste interessanti esperienze. Detto questo, avendo noi finora parlato appunto del come e del perché, siamo arrivati al punto in cui in questo Parlamento nazionale italiano non ci sia state che pochissime persone che abbiano avuto il coraggio di opporsi. Hanno votato contro
5 al Senato, sì, e 8 alla Camera. Sì, appunto. Autentici eroi, possiamo dire. Allora, abbiamo qui due cosette simpatiche che vogliamo far vedere nel contempo, che consigliamo i nostri amici di andarci a prendere, se riescono a trovarlo, o in libreria, delle librerie che vendono anche riviste intellettuali e riviste di un certo, di un certo spessore, o anche in edicola, questi due numeri. Questo è questo qui. È singolare che proprio in questi giorni esca, ad esempio, questa è una rivista ufficiale, perché è una dépendance di Le Scienze, mente e cervello, pensare controcorrente, non lasciarsi influenzare da emozioni e pregiudizi, è il segreto del libero pensiero, che si può conquistare allenando il cervello. Due note, ogni cervello è davvero unico. Cari amici, questa è una cosa importantissima. Il cervello massa non esiste, ogni cervello è unico, ogni cervello lavora in modo diverso, con pattern di attività neuronale che variano da persona a persona. Ricordatelo, la diversità dell'uomo fra gli uomini è naturale. Ricordiamo che significa pattern. Beh, dillo. Settori. Settori, settori del cervello. Sì, sì, beh. Lo chiamano pattern, ma ovviamente è chiaro che ogni sezione del cervello... Oggi è stato possibile, attraverso gli studi e anche e soprattutto l'utilizzazione della PET, Positron Emission Tomography, è stato possibile... Vedi, queste sono tutte PET. Queste sono tutte PET. Non sono risonanze magnetiche. Hanno fatto la stessa domanda, probabilmente hanno avuto risposte diverse. Esatto. Perché il cervello ha attivato ogni cervello localizzazioni diverse. Quindi l'uomo non può essere un gregge, e lo fanno diventare gregge, è chiaro? I neuroni del senso critico, eccolo qua. E questi sono spariti, distrutti. Ah, quelli del Parlamento di sicuro. Del Parlamento e del Senato questi qui proprio non esistono proprio. Ce n'è uno come l'acqua minerale, no? Che dice, c'è nessuno? Come il cervello si libera dai suoi falsi ragionamenti. Questa è una scuola che le persone dovrebbero fare. Quello che non fa il computer, che non riesce a dare obsolescenza ai dati. Quando certi che è un grosso problema, esatto, di internet. Quando i nostri amici che temono che la macchina sostituirà l'uomo, noi gli diciamo non è vero, non è possibile, per questa ragione. La macchina, essendo omologata, universalmente omologata, oggi, uniforme, oggi, uniforme, non potrà mai essere come il cervello umano. Poi, se il cervello umano, come c'è scritto qui, è stato manipolato, questa è un'altra cosa. Questo è l'ultimo numero di Nexus. Guarda un po'. È in edicola in questi giorni e questo è l'articolo che mi interessa far vedere. Sin dagli inizi la CIA ha reclutato scienziati e medici importanti per sviluppare tecniche di controllo mentale tramite le droghe psicotrope e il condizionamento psicologico. Il progetto MK Ultra, così come oggi lo conosciamo, rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Ecco il complotto. Noi siamo complottisti? Saremmo noi complottisti? Allora, pattern, la traduzione esatta è schema. Schema più che settore. Non ci interessa perché è una parola che è utilizzata in molti sensi e non significa, per noi non significa nulla. Cosa significa schema? Noi diciamo che ogni settore, ogni sezione del cervello ha una sua realtà individuale,
così come esiste una realtà individuale che si collega con la sessualità e con la personalità. Esiste una individualità unica, neuropsico-endocrino-immunologica, che nessuno può negare. L'uomo massa c'è perché gli lavorano il cervello, ma non perché lui naturalmente è massa. Vabbè, pattern comunque significa schema, modello, disegno, ma anche poi settore. Sì, ma una frase che a me non mi dice niente. Sin dagli inizi questo l'ho detto. Una volta a Cordova, da showman nato qual era, Delgado si fece caricare al centro di un'arena da un toro che aveva uno dei suoi stimorecettori brevettati impiantato nel cervello. In qualità di tirocinante, Puaric effettuò degli esperimenti con farmaci prodotti dalla Sandoz Chemical Works, Sandoz che oggi è di proprietà della Novartis, la compagnia farmaceutica che elaborò l'LSD. Oggi Sandoz è Novartis. La tua vecchia azienda? Sì, la mia vecchia azienda non era Sandoz, era Cibagai, ma comunque sono tutti e tre assieme e diventano Novartis. Il rapporto definisce LMQK Ultra, ricerca e sviluppo di materiali chimici, biologici e radiologici impiegabili in operazioni clandestine finalizzate a controllare il comportamento umano. Lo diciamo a questi nostri amici perché questa voce MK Ultra si sente che circola qua e là, pochissimi sanno di che si tratta. Adesso se non altro noi anche quelli di cui ne... sottotitolo. Anche quelli di cui, sì. Di cui parlano. Sì. Paradossalmente, considerando le accuse mosse contro il nazionalsocialismo, le idee di Cameron si basavano sull'eugenetica. Immagino, ho imparato tutto. Alla fine venne fuori la storia di che 9 giorni prima, durante un meeting in una fattoria nel Maryland, Gottlieb, allora capo della divisione chimica del TSS, aveva somministrato furtivamente un po' di LSD a Olson. Durante il suo periodo trascorso a Porton Down, Olson vide i britannici condurre quelli che la CIA, senza mezzi termini, definiva esperimenti terminali. Dopodiché, cari amici, io da questo punto di vista avrei finito. Vorrei fare una piccola ultima foto. Una piccola, ma sono foto di personaggi. Allora, ultima cosa per conclusione, siccome le guerre sono in ultima analisi sempre e soltanto guerre di religione, voglio leggere una risposta di Sergio Romano, che le cose le sa e che quando scrive ha deciso di scriverle, tra le tante che dovrebbe scrivere o che potrebbe scrivere, tra cattolici e ortodossi il sacro volto di una icona. Allora, attenzione, domenica 12 giugno 2016, l'altro ieri, Corriere della Sera. C'è una lettera che è inutile che leggo e lui risponde a questa lettera. L'autore di questa lettera si chiama Prandi. Caro Prandi, credo poter confermare che Giovanni Paolo II desiderava ardentemente visitare la Russia e che il maggior ostacolo alla sua visita fu quello frapposto dal Patriarcato di Mosca, e giustamente. Il Patriarcato di Mosca sapeva chi era. Sapeva quello che aveva fatto. Il buon Wojtyla. Quello che aveva fatto. Sì, sì, sapeva tutto. La Chiesa ortodossa riteneva che il Papa polacco, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, si fosse comportato come un conquistatore. Era vero. Aveva sfruttato la debolezza di Boris Yeltsin. Era vero. Nella fase iniziale della sua presidenza, per ottenere 2 importanti concessioni, attento, dove va la gatta? Dove sempre va l'ardo. Ah, sempre l'ardo. La restituzione agli Uniati dei beni che Stalin, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, aveva trasferito alla Chiesa ortodossa. È giusto, no?
Vogliamoci bene, dammi i soldi. E l'apertura in Russia di 4 diocesi cattoliche. E che cazzo, con casa del mezzo? 4 despioni. Aggiungo che agli ortodossi non era piaciuto nemmeno il modo con cui la Santa Sede, dopo l'inizio della crisi dello Stato jugoslavio, attenzione, aveva attivamente favorito la secessione della Croazia cattolica, e lo sappiamo bene, l'ho vissuto per intero questo, a scapito della Serbia ortodossa. Quando Wojtyla ricevette in dono una icona della Chiesa ortodossa, che aveva avuto nel corso dei secoli una storia molto avventurosa, il Papa credette di avere un argomento persuasivo. L'icona rappresentava la Vergine, era stata probabilmente dipinta a Costantinopoli verso l'inizio del secondo millennio ed era scomparsa dalla capitale di Bisanzio durante un'incursione dei Tartari nel 1209. Per fortuna che era un'incursione dei Tartari, cioè, se ci fossero andati i crociati l'avrebbero distrutta. Tra parentesi, lì vedi in questo casale che è apparsa una Madonna, lo sai? No. Sì, la Madonna dei debitori è apparsa qui. Ah no, pensavo la Madonna del cazzo. Allora, trovata in Russia a Kazan, strano che l'abbiano trovata a Kazan, nel 1579, l'icona della Madonna di Kazan era diventata da loro uno dei più amati oggetti di devozione della Russia ortodossa. Ma era stata nuovamente rubata agli inizi del Novecento. Queste madonne le rubano, che cazzo ci fanno? Ma c'è qualcuno che le compra, è normale che le rubano. Certo, ma poi il bello, viene rubata e appare poi, vedi, infatti, era apparsa in Occidente dopo la rivoluzione bolscevica. Aveva trovato un posto nel santuario di Fatima, e come te sbagli? Ed era giunto infine a Roma nello studio di Giovanni Paolo II. Per favorire il miglioramento dei rapporti con la Chiesa ortodossa, il Papa decise di farne dono al Patriarcato di Mosca, ma neppure questa offerta riuscì a modificare l'atteggiamento della Chiesa russa. Direi di sì. Cosa fa? Scambio l'indipendenza dell'intero mio paese per una Madonna. E la Madonna! Giovanni Paolo, tuttavia, mantenne la promessa e l'icona nel 2004 fu portata a Mosca dal cardinale Walter Kasper, caspita, presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani. La cerimonia ebbe luogo nella chiesa della Dormizione al Cremlino. C'è una chiesa della Dormizione, ma non lì, quella chiesa è a dormire. Ma l'icona è ora nella cattedrale di Kazan a Pietroburgo. Quando ho visitato la chiesa recentemente, una lunga fila di persone, fra cui molte giovani donne, aspettava pazientemente di avvicinarsi alla Sacra Immagine. E queste donne le dobbiamo portare qui anche a visitare la Sacra Sindone. Sono devote. Ogni fedele appoggiava la fronte sull'icona, diceva silenziosamente una preghiera, formulava un voto, faceva il segno della croce e si allontanava. Questo accadeva in una chiesa che durante il regime sovietico era diventata museo dell'ateismo. Beh, capita che a volte, capito, dall'ateismo, cari amici, ne parleremo perché avremo una documentazione molto interessante anche relativa a recenti congressi di atei. Quindi, al momento ci riferiamo soltanto a un fatto: l'ateismo esiste perché hanno imposto il monoteismo. In epoca politeistica non sarebbe mai esistito l'ateismo. Perché? Perché l'ateismo è la negazione di quel Dio solo che loro ti impongono. Io non credo che ci sia un uomo al mondo che possa dire di non credere a un'entità superiore. Ma è naturale. E quindi l'ateismo non può esistere. Ma infatti adesso io mi recherò in processione, faremo una bella processione. A Priapo? No, con il simbolo di Priapo e della Madonna dei debitori, oltretutto. Quindi, fai vedere dove è apparsa. Era qualcosa amici, di trascendente, sì, di vacuo, sì, di ectoplasmico, sì, no? Sì, come le strie chimiche. Preparatevi, chi ha un baldacchino lo tenga...
Ci ho messo un giorno e mezzo, ma sì, ho fatto rivivere il mio decespugliatore dopo 10 anni. Madonna, quella è una resurrezione vera. Ma chissà che cosa si è nascosto, c'era nascosto dei cespugli. Apparizione. Apparizione. Dentro il cilindro del motore a scoppio, no, sì, c'era sicuramente un ghost, sì, qualcosa. Sì, un ghost sicuro. Perché non partivano, sì, ho dovuto smontarlo un tutto. Un sette nano. Ho dovuto aprirlo tutto, come si dice... esorcizzarlo, esattamente, dentro la benzina, certo, poi pulendo con la benzina che è purificatrice come tutti sempre, i soprattutto combustibili, soprattutto quando gli dai gli avvicini un fiammifero acceso, quella come tutti i combustibili, è una grande purificazione. E quindi ho purificato il motore, l'ho rimontato, adesso frulla che è una bellezza come nuovo. Certo. Ho fatto risorgere, rinascere, riesumare un qualcosa che era la rottamare, che invece oggi vive. La resurrezione del decespugliatore. Del decespugliatore, che è stata una delle più grassi resurrezioni che la storia di ogni tempo ricorderà. Decespuglia. Lo utilizzeremo al Parlamento quando saremo. Ah, quello. Allora, intanto non è un decespugliatore. Poi quando vieni dopo, domani, lo vedrai. Non è un decespugliatore normale come quelli che vedi. Va montato sulla schiena. Giustissimo. Perché? Perché è pesantissimo, pesa un 12-15 kg. Attenzione a non farti decespugliare i peli del culo. Proprio pesa un 10-15 kg, sì, e c'ha una potenza, fa 13.000 giri al minuto. Quella Madonna. C'ha oltre 10 cavalli di potenza, ma ci tagliamo i tronchi dei pini. Chiamano decespugliatore. No, è un'ira di Dio proprio, è uno strumento di morte. Ma sette vero. Nani, attenzione, che arriva il decespugliatore. Attenti a addormentarvi sotto i funghi. La prossima volta che vieni te lo faccio vedere. Va bene. Pace e bene. Sia lode al decespugliatore risorto, che tanti vantaggi mi porterà. Lo festeggeremo il giorno di Pasqua. So long sempre. So long. È buono. Ok.